Ed eccoci dunque alle finali, siamo alla finale delle due ruote motrici mentre Fabbri e Aghini si stanno preparando linea ai box a Beppe Barletti e l'ingegner Lombardi. E con me c'è Claudio Lombardi, il responsabile numero uno della Lancia Martini. Ingegner Lombardi, quarto titolo mondiale consecutivo, nono titolo in assoluto, però ve ne è sfuggito uno, il mondiale piloti è andato ad un altro pilota con un'altra, non è andato a Vision, ma è andato ad una giapponese con un pilota spagnolo. Questo vuol dire che la lotta per il titolo diventa sempre più dura nel 91. Ah sì, lo è stato nel 90, è stata durissima. La Lancia, grazie alla sua tecnologia avanzata e alla sua vettura, si è ancora imposta e punteremo anche nel 91 a imporsi. Il titolo mondiale piloti è stato lo stesso combattuto. La Toyota, forse quando ha visto che non poteva più batterci come vettura, ha puntato più su quello, ma si è imposto un grosso campione. Quale sarà la tattica e l'arma eventualmente vincente della Lancia nel 91? Beh, abbiamo differenziato, noi punteremo con due team che sono il Lancia Martini e il Lancia Jolly Club sia al campionato mondiale costruttori che al campionato mondiale piloti. Con due team in campo potremo tentare meglio di raggiungere questi due obiettivi che comunque sono estremamente difficili. Grazie, ingegnere. E diamo subito la linea a Dario Cerrato che ci racconta cosa sta succedendo fra queste due ruote motrici. Vi ricordo che la finale è su tre giri, non su due. Avanti, Dario. Sì, oggi Fabrizio Fabbri si deve essere svegliato molto bene, deve essere la sua giornata perché lo vediamo qui con il numero 15, molto ben impegnato, ha già battuto Aghini nella prima manche, adesso sono praticamente pari anche perché, come si può vedere, dispongono tutti e due della Peugeot la 405 405 M16. M16. E quindi hanno la macchina esattamente uguale, per cui chiaramente in una pista del genere non ci possono essere delle grosse differenze. Abbiamo parlato ieri, sono andati in onda i servizi nel pomeriggio e nella notte per le qualificazioni di questo Memorial Bettega giunto dalla sesta edizione su quest'area 48 per il quindicesimo Motor Show di Bologna. Vi ricordo ancora che siano in azione le due ruote motrici, in particolare le 405 16 valvole, hanno due ruote motrici con trazione anteriore, 220 cavalli e sfruttano soprattutto il loro peso contenuto, 930 kg, e la maneggevolezza conseguente. Sì, oltretutto loro penso che siano avvantaggiati in questo tipo di percorso dal fatto di avere la trazione anteriore. Hanno avuto come avversari nei quarti, nelle semifinali, delle trazioni posteriori, tipo la BMW o la Ford, e hanno avuto la meglio perché credo che sicuramente la trazione anteriore sia avvantaggiata in questo tipo di percorso. Ecco, e come dicevi tu, Fabri si è svegliato bene perché anche nel secondo dei tre giri di finale della seconda manche, la prima era stata vinta da Fabbri in 3:12:89, come vedete scritto in alto nel teleschermo, contro 3:13:50 di Aghini, sta comportandosi molto bene, ha un vantaggio di 94 centesimi di secondo dopo il secondo dei tre giri. Vi ricordo che per la finale non si sceglie il miglior tempo, è stato il caso delle semifinali dove Biasioni è riuscito a qualificarsi davanti ad Allen, e adesso vediamo invece per la finale, che si disputa, dicevo, su tre giri, c'è l'ipotesi della terza manche in caso di parità di vittorie. Quindi Fabbri, per aggiudicarsi il Memorial Bettega per le due ruote motrici, deve imporsi in questa seconda manche. Sì, cosa che credo che stia facendo abbastanza bene adesso perché sono abbastanza è davanti, è ha vinto davanti. Fabbri, quindi ha vinto la finale. Ecco, vogliamo dire due parole di Fabbri velocemente? Sì, lui è un pilota non più giovanissimo, nel senso che è molti anni che sulla scena rallistica in Italia e ha già vinto anche un campionato italiano, ha vinto un campionato italiano rally, questo qualche anno fa con l'Arismo, quando c'era la possibilità di inserire, c'erano ancora i gruppi B e i gruppi A, e lui col gruppo A ha vinto il campionato italiano assoluto, quindi un pilota molto regolare. Diamo subito la linea a Beppe Barletti, per sentire chi hai da intervistare.